iniziamo un pochino a capire meglio quello che in Italia è stato chiamato Project Financing. È una nuova modalità di affidamento della concessione. Perché alla base del Project Financing, così definito, c'è un contratto di concessione. Nel 1994 il legislatore inserisce quella definizione nella legge quadro sui lavori pubblici e si parla della legge Merloni, la legge 109 del 94, la famosa legge anti-tangentopoli. Allora, che cosa stabilisce questa legge? Stabilisce la possibilità per il privato di proporre al pubblico, all'ente pubblico, la realizzazione di opere pubbliche attraverso la concessione. Nel 98 è stata introdotta la possibilità per il privato di dire al committente pubblico: io privato ti presento questo progetto preliminare o questo piano finanziario, questa convenzione per realizzare con la concessione questa opera pubblica. Quindi il project financing è una concessione ad iniziativa privata, a differenza della concessione di iniziativa pubblica, che è da 30 anni che c'è in Italia, nella quale è il committente pubblico che decide gli elementi e i documenti contrattuali. Nel caso del project financing è il privato che fornisce i documenti contrattuali che vengono messi a gara. Partiamo dall'esempio degli ospedali, dei quattro ospedali toscani. Prendiamo l'esempio di un ospedale toscano. Allora, qui abbiamo l'ASL, che è la società pubblica. Che cosa fa l'ASL? L'ASL manifesta magari l'intenzione di fare nuovi ospedali. Che cosa succede? Vado di qua. Il privato, qui abbiamo il privato, che di solito è un insieme di società. Per gli ospedali toscani c'erano tre grosse società che hanno realizzato la società SAT. Si chiamava SAT. La società che si è occupata poi di realizzare i quattro ospedali. Il privato, società SAT, che ha realizzato i quattro ospedali toscani, presenta un progetto preliminare, con piano finanziario all'ASL. Per realizzare 1, 2, 3, 4 ospedali. 1, 2, 3, 4. Il privato va a realizzare i 4 ospedali. L'ASL che cosa fa? L'ASL ha detto va bene, perché la legge sui contratti pubblici, la 163/2006, come ho detto prima, sono state inserite delle clausole che permettono queste operazioni. L'ASL che cosa fa? Garantisce al 100% l'investimento del privato. Quindi ASL garantisce il 100% dei soldi che servono al privato per realizzare i 4 ospedali. Quindi in questo caso è il privato che prende il prestito dalla banca. L'ASL che cosa si impegna a fare? Si impegna a pagare un canone, chiamiamolo d'accesso iniziale, che viene pagato alla società di progetto e di realizzazione, più si impegna a pagare un canone, lo mettiamo qua, canone annuale
annuale di disponibilità. Questo canone annuale lo pagherà ogni anno per tutti i 19 anni e 4 mesi di piano finanziario. Questo qua, che è stato firmato dall'ASL e proposto dal privato. Okay? Ecco fatto che il privato può realizzare queste opere non badando poi in fondo a spese, perché è pagato al 100%. Non c'è un'ottica di risparmio. È libero di fare quello che vuole. In più a questo, il privato che cosa ha ottenuto? Ha ottenuto le concessioni per la gestione di circa 16 servizi non ospedalieri. Quindi si parla del parcheggio, la sterilizzazione, la mensa, il lavaggio industriale per gli ospedali e così via. Sono 16 concessioni non sanitarie. Questi termini qua, tutti questi documenti qua, sono stati sanciti nell'accordo tra il privato e l'ASL. Cosa si può evincere da questo quadro? Che chiaramente se il privato è pagato al 100%, lui può subappaltare sia la realizzazione degli ospedali, quindi in un'ottica di risparmio, però il risparmio che ottiene poi dalla realizzazione non è che va all'ASL, se no in tasca tutto il privato, così come nelle concessioni. Se trova il privato, sa che troverà un'altra ditta privata, che so, che gli fa la sterilizzazione dei ferri, dei bisturi, e chiaramente anche qui farà un gioco al ribasso, perché poi dopo, se riesce a abbassare, che so, del 10, del 20, del 30% il prezzo della gestione di un servizio, se ne intasca tutto il privato, non è che ha un vantaggio l'ASL. Quindi prevedibilmente potremmo presupporre che questi servizi vadano sempre a essere di basso livello, perché chiaramente il privato non è che ha un cuore verso la sanità, ha un cuore verso il profitto. Quindi questi servizi potenzialmente potrebbero, e si sta già vedendo, stanno degradandosi come qualità. E questo è il quadro. La nostra legge italiana ha permesso questo. Ditemi voi se questo non è, fra virgolette, un modo di abusare di soldi pubblici. Diversamente sarebbe stato se l'ASL avesse preso il prestito dalla banca, avesse fatto un appalto per la realizzazione degli ospedali a ribasso, quindi vedendo il miglior offerente, e si fosse tenuta in capo le concessioni. Tanto per capire. Alla prossima puntata cercherò di farvi capire meglio in cifre sostanziali che cosa ha comportato per le nostre ASL un'operazione di questo tipo.